Partita la prima batteria Junior Maschi, Zaniluca, Vale Saverio, Lazzarini, Giacomo, questi tre componenti che dobbiamo apprezzare anche in questo momento. Fonda in modo considerevole sui pattini perché sono coscienti i concorrenti che bisogna conquistare il tempo migliore per superare il turno, non è necessario che stati primi all'interno della propria batteria, ma bisogna obbligatoriamente conseguire un tempo importante, un tempo buono per poter superare il turno, perché solamente sei verranno recuperati. Andiamo alle battute finali, vediamo il tempo di riferimento per questa prima batteria che è di 50:46. Seconda batteria. Prende il via la prova anche per la seconda ed ultima batteria Junior Maschi, in gara Porto d'Andrea, Proverbio Simone Porto. Andiamo insieme. Copre il tempo per coprire in modo più veloce possibile questi 500 metri che li separano dalla traguardo. Era finita la pista. Sprint conclusivo, vediamo il tempo anche per questa seconda batteria che è 48:39 ed è il miglior tempo rilevato per in assoluto. Parte adesso prova del 500 sprint di Norris Maschi, la finale per meglio dire del 500 sprint riservata alla categoria di Norris Maschi e la trista della cosa che sta guidando il gruppo di finalisti che è comunque praticamente incollato in una ordinata fine di anno in spalle. Siamo in curva a passaggio dell'ultimo giro fino alla campana. Sempre Merlini che riesce a mantenere la testa, tallonate, modo molto avvicinato, la portata della giornata di salute con la seconda in line. Dai Andre! Vantaggio in tandem di testa, Merlini e Tani si disputeranno con ogni probabilità fra di loro questa volata finale agli ultimi metri sul traguardo e ritorno arriva in questo momento. Parte la prova anche per la massima categoria maschile, ricordiamo i componenti di questa gara, Giulio Andrea, Mauri Luca, Tarico Gabriele, proprio Tarico Gabriele a prendere la guida della gara. E vai Luca! Vai Luca, dai! Porta con la moglie di Giulio Andrea, Giulio, porca miseria, sei grosso però. Mauri Luca, la rocciatistica, la rocciatistica, per loro, più scappare, ultimo giro. Sempre Tarico saldamente alto grande seguito tuttavia e sono i due uniti avversari che dai del ciape all'ultima curva prima della rete linea finale ed ecco la volata conclusiva che va a definire le posizioni sul podio anche per quanto concerne la massima categoria maschile. Presentiamo alla partita